Sto rimanendo troppo affascinato da questo fatto. Non... Perché proprio quando dobbiamo registrare faccio la figura di... Sì. Non è giusto. Ah. Ragazzi, l'Indominus Rex super mega colossale. Ma vi rendete conto quanto è grande la testa? Ok, apriamo. Uno, due, tre. Ma questa è una gamba! Guardate ragazzi, il mio braccio non arriva dall'altra parte. C'è la spalla. C'è dentro la spalla. Aiuto! Ho un Indominus Rex come braccio. Ok ragazzi, una gamba montata, adesso montiamo quest'altra. Perfetto. Ora tocca alla coda. Vediamo un po', vediamo. Così. Perfetto! Oserei dire. Ragazzi, guardate, questo è il mio Indominus Rex molto più piccolo, che ormai è diventato da collezione, quindi era in commercio molto tempo fa e questo è quello di adesso! Oh! È grosso, è lungo, è alto e non ci sta nell'inquadratura. Ragazzi, ma io questo lo infilo nello zaino quando non voglio essere interrogato. Cioè, di che parliamo? Ma poi guardate i denti che vanno perfettamente ad incastro come nel film e nella serie TV. Assurdo. Io sinceramente avrei un po' di paura a trovarmelo così davanti. Ragazzi, guardate come fa paura con questi artigli così. E sembra che ha l'attacco che sta correndo verso di voi. Meglio che lo voltiamo da questa parte. Ok, comunque questo è tutto intero montato e non entra nell'inquadratura. Ma che felicità. Ma che felicità. Ok. Guardate qua sotto. Qui sotto c'è l'uscita per far uscire i dinosauri che si mangia. Per farvi capire, ragazzi, questo è un mio braccio. È tre volte un mio braccio. Allora, uno, due, tre. Oh! Tre volte il mio braccio, assurdo! Due. Ragazzi, qui ho dei velociraptor che ho da tanto tempo. E dai, diciamo che più o meno questa è la proporzione. Così, dai. Dai, il favore! Perfetto. E questo. Così. Che poi alla fine sono... Ecco, Delta e Charlie. Blu non c'è, blu è qui. Blu ne ho uno più piccolo, però non è in proporzione. Io facevo le battaglie tra questi qui e l'Indominus più piccolo. Così.
così sono in proporzione. Questa è praticamente metà Indominus. Così sono decisamente in proporzione. Molto molto meglio. Ragazzi, secondo voi un Indominus di questi potrebbe battere uno di questi? So che sono due Indominus uguali, però fatti in proporzioni diverse. Secondo voi? Ditemi la vostra. Ragazzi, io sto rimanendo affascinato da questo fatto qui. Ma è fantastic! Ma è fantastic! Che poi si può tenere anche come... come dispensa dell'acqua, stavo dicendo. Perché basta che uno gli chiude qui, gli chiude qua sotto. Ci mette l'acqua dentro, però va pulito. Ci mette l'acqua dentro e poi fai così. Allora, questi sono alcuni dinosauri che sono usciti dalle bustine. Riconosco subito gli stegosauri, i dilofosauri, i triceratopi. Qui c'è un Indoraptor. Spoiler per chi non ha guardato Jurassic World 2. E qui ci sono due velociraptor. Qui abbiamo blu. Come vedete, ogni velociraptor ha un artiglio sulle zampe posteriori che usano per dilaniare le prede. Guardate il nostro Indominus, quanti le può ingoiare! Ok. Vai, continuiamo! Abbondiamo! Ha fame il nostro Indominus Rex! Ok. Ehi! Ok. E poi appena aprite qui sotto dalla pancia, diciamo che pioveranno dinosauri. Ragazzi, ma io sento un rumore.